Bentornato Gutier, bentornata. Proseguiamo nella descrizione del sistema operativo. Quali sistemi operativi esistono? Potrei dire come quali, perché, quanti ce ne sono? Ti spiego un aneddoto così capisci il perché di queste due domande apparentemente semplici. Nel corso dei miei anni di studio e divulgazione informatica, più di una volta mi è capitato di rivolgere una domanda alla persona con cui parlavo per descrivere un'opzione oppure tentare di risolvere un problema al suo computer. La domanda in questione era: che sistema operativo hai installato sul tuo computer? A parte le risposte più semplici del tipo non lo so, oppure altri rispondevano semplicemente con la sigla Windows, se mi spingevo più in là chiedendo che tipo di versione fosse installata sul computer, questa domanda metteva in difficoltà la persona e quindi cercavo strade alternative per individuare la versione. Questo per dire che la maggior parte delle persone non prende coscienza di quello che usa, ossia dei programmi, dei sistemi operativi installati sul suo computer. Ora, tu sai che un computer senza un sistema operativo è di fatto inutile. Fortunatamente non esiste un solo sistema operativo in giro per il mondo. Forse il più utilizzato è quello fornito dalla Microsoft, che nel corso degli anni si è andato sempre implementando tra successi più o meno veritieri e clamorose scivolate anche. Oltre a quello della Microsoft, in parallelo viaggia a livello mondiale il sistema operativo della Apple, che partendo da una nicchia, non proprio nicchia comunque perché abbastanza notevole, si sta pian piano guadagnando fette di mercato sempre più ampie, anche però al di fuori del settore dei professionisti della grafica. Questo per ciò che riguarda i sistemi operativi a pagamento. Ma non dimenticarti che esiste un ulteriore ambito che, anche se presente in larga scala e seppur open source, ossia gratuito, non ha nulla da invidiare ai colossi precedentemente esposti. Il principe di questa branca è Linux, un sistema operativo molto versatile, con molte versioni e soprattutto dotato di un'elevata comunità attiva di programmatori, che ne cura gli sviluppi nel corso dei mesi e degli anni. Negli ultimi anni ha iniziato ad affacciarsi nel mondo dei sistemi operativi per PC un altro colosso di nome Google, col suo sistema operativo chiamato Google Chrome, senza però considerare una grossa penetrazione di Google nei dispositivi mobili grazie al suo sistema operativo dedicato Android. La differenza sostanziale tra quest'ultimo sistema operativo Google Chrome e i precedenti è la tipologia del sistema stesso. Tutti i precedenti hanno una concezione che è riferita alla presenza del sistema operativo installato sul tuo disco rigido, sul tuo PC. Google, con il sistema operativo Chrome, ha stravolto i canoni ed ha creato un sistema operativo definito come web-based, ossia presente non sul computer, ma sul web, su internet, sfruttando un account personale, un profilo privato che puoi crearti accedendo alla piattaforma di Google. Fatto ciò, puoi installare ogni tipo di applicazione compatibile con questa concezione, ossia web-based, non più quindi sul tuo PC, ma su uno spazio web dedicato e messo a disposizione per la gestione dello stesso sistema operativo Chrome. Ma non finisce qui per i sistemi operativi. Infatti, la già ampia scelta è stata poi ulteriormente aumentata e, consentimi di dire, esasperata, senza nulla togliere a questi altri sistemi operativi, ma per la quantità ad oggi disponibile, è stata esasperata, dicevo, con la creazione di sistemi operativi definiti come Live CD. Cosa sono? Sono dei sistemi operativi totalmente funzionanti ed indipendenti, anch'essi non installati su un disco rigido, ma memorizzati su un supporto ottico, tipo CD o DVD.
in base alla corposità del sistema stesso. Tutti i sistemi operativi in generale non sono fine a se stesso, ossia, dopo che hai installato un sistema operativo, al suo interno troverai già molti programmi di vario utilizzo che ti daranno, seppur in maniera limitata in alcuni casi, ma comunque ti daranno la possibilità di eseguire un numero di funzioni abbastanza ampio, del tipo potrai ascoltare musica tramite dei programmi dedicati, così come vedere dei filmati, oppure scrivere dei testi, masterizzare CD e DVD, visualizzare fotografie, visualizzare documenti, disegnare tramite dei programmi di grafica, navigare, spedire e ricevere mail, giocare, eseguire dei calcoli e molto altro ancora. Come vedi, non è di fatto un solo sistema operativo. La varietà sul numero di programmi e sul numero di funzioni presenti in un determinato sistema operativo dipende dalla sua versione. Ovviamente, quella più economica e meno performante avrà al suo interno meno software di una più costosa e più completa. Per non scrivere un'enciclopedia su tutti i sistemi operativi, ora ti elenco alcune informazioni di massima che riguardano tutti i sistemi operativi fin qui citati, ma giusto per darti conoscenza della loro esistenza. Sarai poi tu, nel corso della tua formazione, a dare libero sfogo nella scelta e nell'utilizzo di uno o dell'altro sistema operativo. Partiamo dalla Microsoft, che ha creato sistemi operativi denominati Windows. Questo è un sistema operativo proprietario dell'azienda Microsoft Corporation. Windows è partito da versioni molto spartane e con un'interfaccia grafica molto limitata, anche abbastanza ostica in alcuni casi, soprattutto nella gestione. Comunque si è andato sempre più evolvendo anche per merito dello sviluppo tecnologico, di cui hanno ovviamente beneficiato tutti i produttori di sistemi operativi e programmi in genere. Grazie a questo sviluppo si è arrivati alla creazione delle ultime versioni del sistema operativo della Microsoft, molto performanti e sufficientemente stabili e sicure. Senza andare troppo indietro nel tempo, ti dico che nell'ultimo decennio la Microsoft ha prodotto uno dei sistemi operativi più diffusi in assoluto, che è chiamato Windows XP, che era giunto alla sua versione col Service Pack 3. Il Service Pack rappresenta l'insieme di tutti gli aggiornamenti che il produttore nell'arco della vita del sistema operativo ha rilasciato e comunque rilascerà per sanare dei problemi, in inglese anche definiti con la sigla bug, che possono essere più o meno gravi nel sistema operativo o anche per aggiungere delle nuove funzionalità allo stesso. Dopo XP è nato il sistema operativo Windows Vista, che era giunto alla versione Service Pack 1, il quale non ha avuto molto successo in quanto non molto performante e personalmente mai utilizzato. Comunque, Vista ha contribuito a gettare le basi per quello che è attualmente in uso dei sistemi Microsoft, ossia Windows 7, Windows 7, che ha avuto un enorme successo in relazione alle vendite e anche perché le sue caratteristiche hanno finalmente migliorato alcuni aspetti che avevano invece decretato il pressoché fallimento di Vista. Attualmente Windows 7 è in versione Service Pack 1 ed in continuo aggiornamento. Dato che in definitiva è il sistema operativo più diffuso, esiste un'enorme schiera di programmatori molto creativi che predilige questo sistema per sferrare i loro attacchi informatici nella creazione di software malevolo, in inglese malware, che sotto varie forme, chiamati virus, worm, spyware, keylogger, trojan, backdoor, rootkit, eccetera, penetra o tenta di penetrare all'interno di computer domestici, quindi privati, o a livello industriale, di aziende. Il loro scopo malevolo è dar fastidio o, nella peggiore delle ipotesi, far danni al PC o, peggio ancora, carpire dati sensibili per privare l'utente, soprattutto ignaro, di denaro attingendo ai vari conti o carte di credito
cercando di carpire varie password e PIN. Ciò, se vuoi, potrebbe anche farti rinunciare nella scelta di questo sistema operativo, ma comunque, consentimi, tutto dipende dall'uso che ne fai. Lasciati porre questa domanda: usciresti di casa lasciando la porta o le finestre aperte? Penso proprio di no. Quindi dipende soprattutto da te, da come utilizzerai il tuo computer. Ti ho citato il sistema operativo Mac della Apple. È anch'esso un sistema operativo a pagamento installabile su computer Macintosh. È merito di questi signori se oggi abbiamo un'interfaccia grafica a base di desktop e mouse, che hanno quindi semplificato l'usabilità del computer. Questo sistema di fatto rappresenta una fascia molto alta in termini di prezzo, prestazioni e sicurezza per ciò che riguarda il software e l'hardware. Nell'uso del computer, infatti, un utente risente meno delle difficoltà ed inoltre la manutenzione necessaria al sistema operativo è estremamente ridotta. Aggiungici poi un'elevata sicurezza del programma, grazie anche, tra l'altro, alla bassissima schiera di programmatori avversi a tale sistema operativo. Tutto ciò ne ha decretato il successo a livello planetario ed è stato merito di Steve Jobs nell'aver trasformato tutti gli utenti dei suoi dispositivi fissi o mobili in veri e propri fan. Le ultime versioni nate del sistema della Apple hanno nomi tipo Snow Leopard o l'attuale Lion. Fino a qualche anno fa, i sistemi operativi Microsoft e un sistema operativo Lion erano inavvicinabili l'un l'altro. Nel momento in cui l'azienda Intel iniziò a produrre dei processori dedicati anche per il mondo Apple, venne data la possibilità nelle macchine Mac, al cui interno è quindi installata una CPU dell'Intel, di poter installare, oltre al sistema operativo Mac, anche un sistema operativo Microsoft. Nella prossima lezione terminerò la descrizione degli altri sistemi operativi, i più utilizzati al mondo. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!